Non capisco, ma doveva essere qua un'ora fa. È vero, in effetti. Ma cosa sta facendo? Non è mai puntuale. Siamo mai qua, puntuale. Siamo qua, aspettare al freddo e lui non arriva mai. Tra l'altro è un bel posto, una bella giornata. Bellissimo, un posto stupendo, eccezionale. Veramente bello. Bruciatelo. Senti, prova a chiamarlo un attimo. Vai, prova a chiamarlo, vediamo. Prova se a sentire se cosa sta facendo. Pronti? Ehi, ciao, ma noi siamo qua, da un'ora che ti stiamo aspettando, cosa stai facendo? Tranquillo, tranquillo, sono in arrivo, c'è stato un piccolo contrattempo ma adesso è tutto risolto. Tutto risolto? Sì, stai tranquillo, risolto alla grande, anzi, alla grandissima. Ok. Aspettatemi lì che arrivo. D'accordo. Ecco, ciao. A dopo. Ciao. Sempre così con lui, eh? Sempre aspettare. Sempre aspettare. Vabbè, andiamo giù a vedere. Eccolo che arrivo. Ah, ma, è arrivato. Ma cosa è arrivato? Ma scusa, ma signori, scusate il ritardo. Scusa, ma non dovevi venire con la cintura 138? Sì, però ti ho detto che c'è stato un piccolo intoppo. Sai quando prenoti il veicolo, che ti chiedono tutti i dati, che veicolo vuoi? Ok, l'ho fatto a mano, non ho scritto molto bene le cifre e l'138 è stato interpretato come 58, però ammetti che ci è andata bene. Sì, direi che questa volta la tua scrittura a zampe di gallina ci ha portato bene. Sì, ma dovresti saperlo che gallina vecchia fa buon brodo. C'è una parola che ricorre spesso in un motorhome di lusso come le Line 58 XL, ammiraglia della gamma Chic E-Line di casa Cartago. È grande. Un veicolo che è grande nelle dimensioni, con una lunghezza che supera gli 8,5 m, 8,57 m per la precisione. È grande nell'autonomia, è grande nello stile, nell'eleganza e nelle dotazioni. Insomma, una vera e propria ammiraglia dedicata ad equipaggi esperti ed esigenti. Lo Chic E-Line è forse lo Chic che meglio sintetizza i valori originali e i geni di questa serie. Una costruzione estremamente curata, unita ad un design piacevole, senza tempo, moderno ed elegante. Un design che sin dalla nascita di questa famiglia, avvenuto ormai 12 anni fa, si è sempre evoluto, senza però rinnegare la propria origine. Ecco quindi che anche un veicolo come questo, di grandi dimensioni, può beneficiare di una volumetria esterna estremamente armonica, estremamente elegante, con tutti i tocchi automotive e dei prodotti di ultima generazione. Una sorta di riuscitissimo mix tra classico e moderno che personalizza tutti gli integrali di casa Cartago e che si esplica con la gamma E-Line con contenuti di gamma superiore. Contenuti che fanno affidamento sulla scocca Cartago Premium con pareti, tetto e pavimento autoportanti contraddistinti dall'isolamento in RTM ad alta densità, spessore di 38 mm per le pareti e il tetto, di 48 per il pavimento inferiore e di 20 per quello superiore, con un intercapedine sotto pavimento presente su tutta la superficie del veicolo che vanta una luce passante minima di 22 cm e massima di 36 grazie ad appositi vani ribassati. Come ogni motorhome, l'aspetto del frontale è particolarmente importante. È importante perché rappresenta un po' il biglietto da visita del veicolo e di conseguenza dell'azienda che lo produce. Fin dalla prima apparizione, Chic si è sempre contraddistinto per forme classiche, morbide, che hanno uno stile molto preciso, estremamente pulito, che fa affidamento su una tecnica costruttiva collaudata e che vede la scelta di materiali di primo ordine. Tra questi, monoblocchi in vetro resina che costituiscono il frontale e il posteriore del veicolo, ma anche rivestimento antigrandine per il tetto o per la parte inferiore del sottopavimento. Questo è posizionato sullo chassis Alco MC. Il telaio extra serre proposto dall'azienda tedesca, abbinato alla meccanica di base Fiat Ducato Maxi e con doppio asse posteriore, passo di 3,98 m e successivo passo tra secondo e terzo asse di 80 cm per reggere al meglio un veicolo di grandi dimensioni, conferendogli massima stabilità, massima sicurezza grazie all'impianto frenante con 6 freni a disco sui 3 assi e alla presenza di serie di tutti i dispositivi forniti da Fiat, per un veicolo che obiettivamente si lascia guidare molto più facilmente di quanto le dimensioni esterne lascerebbero supporre.
Un veicolo quindi che, a dispetto delle dimensioni, si lascia condurre con estrema facilità e naturalezza anche su itinerari particolarmente tortuosi come quelli classici della montagna. Il tutto grazie naturalmente a un perfetto controllo delle dimensioni e degli ingombri, ma anche e soprattutto alla presenza del doppio asse posteriore. Questo infatti va a ridurre quello che è il valore del passo, che è inferiore rispetto a quello di tanti veicoli più corti. Non manca naturalmente una impressionante stabilità data dalla presenza del terzo asse posteriore, che segue pedissequamente le traiettorie impostate e che va poi a sposarsi con una perfetta visuale, in modo da garantire in ogni condizione la migliore possibilità di controllo sugli ingombri e sul comportamento dinamico del veicolo. Cartago propone il Ducato in abbinamento alle motorizzazioni Multijet 2 da 2,3 litri. La scelta più consigliata è sicuramente quella che si rivolge alla motorizzazione più potente, cioè il 2003 Multijet Power da 177 cavalli. Un motore che può essere abbinato al cambio automatizzato Conformatic offerto a 6 rapporti. Mentre per chi predilige la meccanica con trazione posteriore e ruote gemellate, Cartago propone il medesimo allestimento in abbinamento alla meccanica di base Iveco Daily, sia esso da 56 quintali di massa complessiva o nella più prestante versione da 65 quintali. Si chiama Chic S Plus 58 XL. Consona al veicolo e al proprio compito di rappresentare l'anello di congiunzione tra il mondo del motorhome tradizionale e quello altisonante ed extra lusso del liner, e poi l'aspetto esterno. Un aspetto che può essere personalizzato dal cliente finale, che ha la facoltà di scegliere tra due colorazioni, il classico bianco o l'elegantissimo argento metallizzato. In ogni caso, abbinate ad una grafica di tipo liner in tinta antracite metallizzato che parte dalla cabina di guida e man mano sale verso la coda, andando a inglobare la finestratura. Un design esterno che quindi si caratterizza per un'estrema pulizia delle forme e dei volumi, con la totale integrazione dell'apertura di servizio e una cura costruttiva che si evince in tanti piccoli dettagli. Lo si vede molto bene dal binario superiore, che non solo serve a congiungere tetto e parete, ma permette anche di evitare il classico fenomeno delle colature di sporco lungo la fiancata, preservando in questo modo le pareti, oppure dall'integrazione delle aperture di servizio con le cerniere che sono completamente a scomparsa, integrate all'interno delle guarnizioni. Tra questi vi sono naturalmente i portelli dedicati ai vani tecnici, con il vano bombole che è posizionato a fianco, nella parte anteriore, al maxi gavone passante che comunica sia con l'interno sia con la fiancata destra. In quest'area particolarmente i tecnici Cartago hanno sfruttato a fondo le possibilità offerte dal telaio extra serie Alco MC, realizzando anche una vasca ribassata centrale. Questi portelli sono poi dotati di chiusura centralizzata con telecomando e funzione welcoming, che insieme a diverse altre opzioni è integrato nel pacchetto Super, un pacchetto onnicomprensivo che di fatto accompagna la totalità dei veicoli prodotti. Molto importante poi è la presenza in coda del maxi gavone con garage, un garage passante che si sviluppa sotto al letto posteriore centrale nautico ed è allestito di tutto punto, con la presenza di due maxi portelli laterali ad entrambi ad apertura con ala di gabbiano da 117x107 cm, che permettono di raggiungere un vano riscaldato, illuminato e all'interno del quale sono presenti diversi utili accessori. Tra questi la doccia esterna completa di miscelatore monocomando, il quadro elettrico che contiene il caricabatterie trasformatore CBE522 e il tappo di accesso ad uno dei due serbatoi dell'acqua potabile. La cabina di guida rappresenta da sempre uno dei punti di forza degli Chic, una cabina di guida che è pensata e realizzata per offrire la massima panoramicità al proprio equipaggio. Il segreto è tutto nell'inclinazione del cruscotto, che continua quella della meccanica di base originale Fiat e che permette quindi di vedere terra a pochi metri rispetto al muso del veicolo.
Una postazione di guida pressoché ideale, quindi con un cockpit molto ben amalgamato rispetto a quello originale del Ducato, impreziosito dalla presenza del climatizzatore automatico, dell'impianto multimediale di serie per i veicoli che adottano il pacchetto Super, delle poltrone aguti, veramente confortevoli, comode e naturalmente intonate per sellerie rispetto a quelle presenti nell'abitacolo, in cui compare anche l'utile supporto della telecamera, una configurazione che è assolutamente pratica perché permette quasi di non distogliere lo sguardo durante le manovre rispetto agli specchi retrovisori. Come devono essere gli interni di un integrale di lusso? Devono essere sicuramente accoglienti, ampi, luminosi e devono avere quel plus di eleganza, stile, comfort, ricercatezza e, perché no, anche di opulenza. In base a queste logiche, Cartago ha sviluppato negli anni un vero e proprio concetto di stile per ciò che concerne la gamma chic, una gamma che vuole essere esattamente come il proprio nome, un qualcosa di avanguardista, di estremamente accogliente, sontuoso e magari anche un pochino snob, perché ci sta bene. Lo è questo chic E-Line XL58, lo è in pieno nel living anteriore. Un soggiorno molto ben realizzato con dimensioni superiori alla media, d'altra parte consentite dalle abbondanti dimensioni complessive del veicolo, e specie nelle versioni con il nuovissimo concetto Skydream Comfort, che rinunciano al letto basculante a favore di una pensilatura completa, presenta una concezione di spazio davvero massima. È infatti possibile alzarsi in piedi completamente nell'area anteriore sfruttando l'altezza interna di ben 211 cm e apprezzare in toto la luminosità e la possibilità di aerazione fornita dalla presenza di ben due maxi-blo panoramici Dometic EQ3, entrambi apribili ed entrambi naturalmente completi di uniblock oscurante zanzariera. Per una zona che vuole essere il cuore dell'abitacolo, quella dedicata al relax, alla convivialità e anche al riposo. Possibile infatti beneficiare di un entertainment di livello con l'impianto TV da 32 pollici movimentato elettricamente a scomparsa alle spalle del divano laterale destro, e che vanta anche la possibilità di regolare la profondità della seduta del divano laterale con un vero e proprio sistema lounge semplice ma efficace. Un living quindi particolarmente generoso e molto ben servito dal tavolo centrale, che consente di passare da una superficie di circa 82x82 cm a una che raggiunge quasi il 1,5 m. Particolarmente degno di nota è il maxi vano a pavimento posizionato nella parte centrale, un vano ulteriormente ribassato rispetto al doppio pavimento, come si vede dalla mia posizione parzialmente integrata adesso, e che ospita, oltre naturalmente a un cospicuo vano di stivaggio, peraltro con fondo molto molto resistente, identico a quello del pianale inferiore, i rubinetti di carico-scarico di tutto l'impianto idrico. Il doppio pavimento passante non ospita naturalmente soltanto le valvole di scarico dei serbatoi, ma anche i serbatoi stessi, due serbatoi dell'acqua potabile per un totale di 235 litri, due serbatoi del recupero per un totale di 185 litri. Tutti i serbatoi, quelli di carico ovviamente e quelli di recupero, sono comunicanti tra loro con comando di scarico unificato. Ancora per ciò che concerne l'impiantistica, la totalità dell'impianto elettrico è gestibile tramite il moderno e funzionale pannello di comando CBE PC380 inserito sopra la porta d'ingresso. Funzionale e completamente digitale, è affiancato sulla destra dal pannello di comando, anch'esso digitale, dell'impianto di riscaldamento Alda Convettori. Posizionato invece centralmente è il blocco cucina, che vede la presenza di un pregevole piano superiore con bordatura perimetrale in Corian, contraddistinto dalla presenza di un ampio lavello circolare in acciaio inox con rubinetto monocomando di derivazione domestica, a fianco al quale trova collocazione il classico fornello Dometic a tre fuochi, naturalmente completo di cristallo temperato con funzione anche di parafiamma e accensione piezoelettrica integrata. L'illuminazione naturale e l'aerazione sono affidati alla classica finestra Dometic apribile a compasso, coadiuvata a tetto da un turbo vent con estrattore ventilatore termostatico in sostituzione della classica cappa aspirante, in modo da non rubare spazio allo stivaggio. Questo è davvero sovrabbondante e prevede due stipetti dotati di mensole interne riposizionabili a piacere, coadiuvati nella parte inferiore da ben 6 cestelli estraibili. Sono veri e propri cassettoni organizzati al proprio interno per ospitare le posate, ma anche oggetti molto ingombranti quali bottiglie o barattoli, e nella parte centrale un'utile dispensina che può essere impiegata anche come porta rifiuti, naturalmente con raccolta differenziata. Ancora verso la toilette, un mobile basso dotato di anta vede la possibilità di stiparvi all'interno bottiglie o barattoli.
Non sono queste naturalmente le uniche possibilità di stivaggio del blocco cucina, ve ne sono anche nella parte prospiciente che ospita la classica Tech Tower, la colonna che ingloba il frigorifero Dometic da 165 litri, sopra questo non manca poi il forno a gas completo di grill. Nella parte inferiore ecco invece un utile cassettone estraibile, mentre lateralmente verso la toilette è ancora presente una pratica e comodissima dispensina estraibile. Da segnalare ancora per ciò che concerne il blocco cucina la chiusura centralizzata di tutti i cassetti inferiori. La zona centrale dell'abitacolo è dedicata al wellness, vede infatti la presenza della toilette passante completa di doccia dipendente e di un vero e proprio armadio guardaroba. Tutto l'ambiente può essere schermato tramite un apposito gioco tra una porta battente, peraltro sdoppiata, con un lato che va a chiudere la camera da letto posteriore e l'altro che rimane a protezione del bagno, e una terza porta scorrevole posteriore che va a delimitare la zona guardaroba e doccia rispetto alla toilette. L'ambiente è molto ben arredato e si sviluppa in dimensioni superiori alla media. Partiamo dalla doccia. Questa si sviluppa in un ambiente da 75x70 cm e vede la presenza di un doppio sistema di erogazione dell'acqua a pioggia, posizionato superiormente, e con il classico erogatore monocomando a citofono. L'ambiente è molto ben illuminato, presenta il piatto inferiore con doppia piletta di scarico ed è separabile tramite la classica porta semicircolare in metacrilato. A fianco alla doccia ecco il primo dei tre armadi guardaroba presenti a bordo, quello dedicato a ospitare gli indumenti più pesanti, e ospita nella parte inferiore l'unità centrale del riscaldamento Alde Compact 3020 High Efficiency. Di fronte invece ecco la toilette. Si sviluppa in un ambiente da 70 cm di profondità e 105 di lunghezza e vede la presenza di un WC Tedford C260 con tazza girevole e serbatoio estraibile da 19 litri e presenta un arredamento estremamente curato. Non mancano naturalmente le possibilità di stivaggio, queste sono affidate a tre stipetti superiori realizzati alle spalle degli specchi di cortesia e con il classico stipetto inferiore realizzato alla base del mobile lavabo. L'aerazione infine si affida alla presenza di un oblò Dometic Mini Echi da 40x40 cm dotato di cupola trasparente. Un altro elemento di questo tipo è dedicato alla zona centrale del corridoio, mentre un terzo elemento di dimensioni più contenute, 28x28 e apertura pantografo, serve invece la doccia indipendente. Un veicolo dedicato a fornire il massimo comfort al proprio equipaggio deve offrire una camera da letto all'altezza di una vera e propria suite. L'E-Line 58XL non fa certa eccezione e propone quella che oggi è la soluzione più richiesta dagli equipaggi maturi, una vera e propria camera da letto con matrimoniale centrale nautico. Un letto che non fa rimpiangere quello di casa, sia per le dimensioni, sia per l'allestimento, con materasso in schiuma fredda da 13 cm di spessore, ben supportato dalle reti Froli e dalle testiere regolabili singolarmente. Il tutto è naturalmente inserito, come da tradizione a Cartago, in un ambiente estremamente curato ed estremamente raffinato. Questo vale per l'illuminazione diurna e l'aerazione, affidata a due finestre Dometic S5 simmetriche coadiuvate a tetto da un mini echi con cupola trasparente. Ciò vale per le possibilità di stivaggio e per l'abitabilità. L'accesso è particolarmente agevole e vede la presenza di un corridoio di ampie dimensioni su tutti i lati e offre, oltre ai due classici comodini, anche i due armadi guardaroba che vanno a coadiuvare quello presente centralmente. Come spesso accade su questo genere di realizzazioni, sono poi presenti anche ampi spazi di stivaggio inseriti alla base della parte frontale del letto centrale. Cartago ha infatti provvisto il veicolo di due ampi cassettoni contornati lateralmente da due ulteriori armadi a ripiani con porte semicircolari estraibili. Cosa deve avere un motorhome di lusso per non far rimpiangere un'abitazione altrettanto di lusso? Tutto gioca intorno allo spazio. Sono infatti i centimetri il bene più prezioso, un bene che va sfruttato al meglio, che va distribuito equamente tra i vari ambienti, permettendo quindi di avere la comodità desiderata in ogni singola zona. Ecco allora che gli 8,57 m di questo E-Line 58XL si rivelano assolutamente efficaci. C'è un living anteriore assolutamente grande, conviviale, accogliente e molto molto elegante. C'è una cabina di guida che rende questo veicolo molto piacevole da guidare. C'è una camera da letto pressoché perfetta, che non fa davvero rimpiangere quella di una normale abitazione. Tutto questo si aggiungono poi una linea esterna assolutamente elegante, tanto stivaggio e una tecnica costruttiva di assoluta eccellenza, mutuata niente di meno che dei liner dell'azienda. Ingredienti
molto preziosi, ben amalgamati sotto un vestito in giacca e cravatta, quasi da sera. Tutto quello che serve, insomma, per viaggi nel pieno comfort in qualunque stagione. Buon viaggio!